Ho quel che è praticamente, va, allora, aspetta un attimo. Non c'entra niente, ma comunque. Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e benvenuti su questo video di video vlog, ok? Ok, è un pochino strano fare un video vlog dopo un pochino di tempo che non lo faccio, cioè praticamente mesi, e dopo che siamo arrivati a 10.000 iscritti, anche perché adesso ci saranno molte più persone che commenteranno i video, che diranno la loro, eccetera, eccetera. Comunque ragazzi, io direi di iniziare subito con le news. Come avete letto dal titolo, le news importanti sono principalmente una in realtà, ed è quella che io andrò al video game show. Sì, al video game show ci andrò con i Locos. Chi non sa chi sono i Locos è una crew che abbiamo fondato io, Luca QGM, che sarebbe quel gamer mancato, che l'avete visto pure in un video, se non l'avete visto vi invito a guardarlo, Manuel, ovvero Sparvi, e poi Mario, che sarebbe Max Power. Vabbè, adesso ha cambiato il nome in Max, quindi adesso si chiamerà soltanto Max. Mi mette a fuoco? Perfetto. Non ha così tanta illuminazione questo video, ma fa niente. Quindi, anzi, vi invito ad iscrivervi anche ai canali dei Locos. Per esempio, Manuel fa video horror, Luca tra qualche giorno, non faccio spoiler comunque, farò un video su Five Nights at Freddy's, però non dico su che cosa lo faccia. Poi vi lascerò il link sotto in descrizione. Comunque, potete trovare tutti i canali dei Locos sotto in descrizione e vi invito a seguirci. Quindi ragazzi, dove ero rimasto? Appunto, sarò al Video Game Show di Napoli. E quando sarò al Video Game Show di Napoli? Allora, il Video Game Show di Napoli è dal 2 al... aspetta, dal 2 al 4 di dicembre. Io, insieme ai Locos, ci sarò il 4, soltanto il 4. Poi invece sarò in giro per Napoli il 3 e quindi farò sicuramente qualche vlog, ma comunque saremo io e Locos, a parte quel gamer mancato, il 4 al Video Game Show. Quindi per chi fosse di Napoli o per chi fosse nei paraggi, vi invito pure a venire al Video Game Show, così vi divertite là a guardare la fiera, i youtubers che ci sono, a poter avere la possibilità di incontrarmi, se mi riuscite a trovare, visto che molto probabilmente camminerò per tutta la fiera. E io non vedo l'ora, non vedo l'ora, perché incontrerò tantissimi amici che conosco da anni. Per esempio Para Gamer, Federico, che viene appositamente da Bari. L'ho costretto io insieme alla sua ragazza Roberto, li ho costretti tutti e due. Anzi no, prima ho costretto Roberto e poi l'ho fatto costringere a Federico per venire al Video Game Show. Quindi venite al Video Game Show adesso! Cioè non è oggi, però dico appena... Va bene, la smetto. Va bene, ragazzi, questa era la principale news. Come seconda news, intanto vi vorrei dire che adesso che abbiamo finito un paio di cose su Five Nights at Freddy's, eccetera, eccetera, ovviamente ci sono tantissime fan games che sicuramente farò su Five Nights at Freddy's, perché proprio mi piacciono queste fan game. Ma vi vorrei chiedere qualche serie anche non inerente a Five Nights at Freddy's. Per esempio, molti di voi mi hanno scritto di fare Undertale. Fermi, 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 fermi. Allora, se scrivete sotto nei commenti in tanti che volete Undertale, io lo faccio. Va bene? A posto, così siamo contenti tutti. Oltre questo, io vorrei riniziare, non lo so, tipo Minecraft sul canale. Oppure rinizio con Clash Royale, non lo so, io chiedo a voi, perché adesso è molto difficile scegliere visto che siamo veramente in tanti. Quindi io spero che mi diate qualche consiglio su quale serie nuova fare, ecco. Beh, che dire, sono successe tantissime cose ad ottobre. Dopo che è uscito Five Nights at Freddy's Sister Location, mi sono veramente dato da fare per portarvi numerosi contenuti su Five Nights at Freddy's Sister Location e tutte le teorie, eppure appunto Super Five Nights at Freddy's, che era uscito da, diciamo, era uscito da già mesi, soltanto che molti lo hanno fatto dopo perché è stato conosciuto dopo ed è un gioco veramente fantastico. Sicuramente c'è qualche altro finale, per esempio, alcuni di voi mi hanno detto di provare a cliccare sullo stereo che Baby ha nel petto quando saremo nella notte 6. Molti di voi mi hanno detto che succederà qualcosa. Io lo farò e credo forse di farlo anche in un video, ma vedrò. A proposito, se avete giochi simili, RPG,
anche non inerenti a Five Nights at Freddy's, scrivetelo sotto nei commenti che forse ci farò una serie. Per esempio giochi come Aoni, Madfather, magari no, ma Madfather magari no, oppure Aoni o altri, ecco, che non siano troppo vecchiotti ma che siano molto recenti. E niente ragazzi, che ho da dirvi? Io vi ringrazio tantissimo per questo traguardo di 10.000 iscritti, anche se adesso siamo in 11.000. C'è già chi dice che io compro gli iscritti così completamente a caso, perché se si comprassero iscritti a questo punto me li sarei comprati 3 anni fa come minimo, per dire. Molto probabilmente ritorneranno anche serie come Che Video È, che spero che sia una serie che possa piacervi. Se non sapete che cos'è il Che Video È, io vi lascio un link del primo Che Video È oppure del più recente Che Video È sotto in descrizione, e poi voi ve lo potete andare a vedere tranquillamente. Ah, un'altra cosa molto importante: può capitare a volte che non uscirà un video un giorno. Per esempio l'altro ieri il video non è uscito. Perché? Perché intanto stavo preparando lo speciale, e come seconda cosa avevo tantissime cose da scuola da fare, quindi eravamo giù di lì, nel senso che io sono uno studente e quindi non sto tutto il giorno a casa a fare video, ma devo anche studiare, ecco appunto. Quindi ragazzi, il video al giorno non è garantito, anche se io proverò appunto a fare anche un video al giorno, oppure addirittura quando non ho niente da fare anche 2 video al giorno. Quindi vabbè ragazzi, adesso passiamo agli EMI. Scusate un attimo, c'ho 3 bauli da sbloccare, anzi no, da aprire. Allora, oro, gemme, frecce, mini pecca, non pecca, che cavolo. Allora ragazzi, il primo mail mi arriva da Steffi Piccione, che mi chiede: hashtag, hai mai provato a fare collaborazioni con youtuber un po' più grandi di te? Se sì, hai ricevuto un secco no o ci stai lavorando? Questa domanda l'ho presa in particolare per dirvi che molto probabilmente arriverà una collaborazione con Ratoris. Per chi non lo conoscesse, ovviamente lascio il link sempre sotto in descrizione, ormai trovate tutto sotto in descrizione. Ma comunque dobbiamo fare un gioco horror, però adesso dobbiamo decidere i giorni, ci dobbiamo organizzare, ecco. Quindi sì, sto per lavorare per una collaborazione. Il secondo email mi arriva da Alan Flanders. Hashtag, hai mai pensato di leggere un email in cui viene detto hashtag, hai mai pensato di leggere un email in cui viene tutta così, eh? È tutta così. No vabbè, allora passiamo alla prossima. Che domande assurde. Il prossimo email mi arriva da Rivix, che mi chiede: hashtag, hai mai aperto un canale? No, allora, io non ho mai aperto un canale, perché in realtà questo non è un canale, ma è uno spot pubblicitario. Comprate anche voi telefonini giapponesi di Doji. Doji. Manco quello so dire. Il prossimo mai mi arriva da Alessandra Cangelosi, che mi chiede: hashtag, hai mai pensato di fare un video divertentissimo con tua sorella? Ma per chi non l'avesse capito, questa è mia sorella, va bene, va benissimo. Android Dog mi fa il prossimo mai. Hashtag, hai mai giocato un horror? PS, mi saluti. No, non ho mai fatto un video horror, perché in realtà il mio canale fa pubblicità giapponese. Wow! Va bene, cose insane. Chiara Sancillo mi chiede: hashtag, hai mai picchiato a morte Mario? Perché non gliela chiediamo direttamente a lui? Mario, t'ho mai picchiato? Chi tace acconsente, mi dicono. Sì, magari a volte è capitato. Scusami Mario, perdonami. Il prossimo me lo manda Pippo Mela. Mela, va bene. Fate caso che io non abbia detto mai questo nome. Hashtag Lucenzo is fucke malacacca puzza. Ma che domande sono? No, comunque la pupù fa odore di fragola. Parole di Roberta. Se non conoscete Roberta, è Roberta. Lasciate perdere. No, vabbè, basta, basta. Quindi, ok, ragazzi. Quindi, ok, ragazzi, io credo che questo video lo posso anche finire qui. Spero tanto che vi sia piaciuto. Alla fine, in questo video non ho detto niente di che. Vi volevo solo informare che il 4 dicembre io sarò al video comic show di Napoli. Venite in tantissimi. E quindi, ragazzi, se non siete ancora iscritti al canale, che cosa aspettate? Iscrivetevi immediatamente. Mettete mi piace alla pagina di Facebook. Seguitemi anche su Instagram. Lasciate un like al video. E soprattutto commentate con hashtag IMAI. Oppure con hashtag Lorenzist. Boh. No, no, davvero, Lorenzist, boh. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!